sito qui al tavolo, allora il professor Giovanni e Giuseppe Calì, perché siamo arrivati all'ultima tavola rotonda della serata. Che abbiamo denominato dialogo interreligioso e sicurezza. E come avevo indicato all'inizio, il documento OSCE puntualizza molto l'importanza del dialogo tra le religioni per promuovere la pace e la sicurezza all'interno degli Stati. Quindi anche per superare gli eventuali stereotipi, pregiudizi che una comunità ha nei riguardi delle altre, il dialogo e la conoscenza sono uno strumento importante. Bene, do per primo la parola al professore Ambrogio Bongiovanni, che è professore alla facoltà di missiologia e direttore del Centro Studi Interreligiosi della Pontificia Università Gregoriana di Roma, che ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti, e innanzitutto grazie per questo invito, grazie alla Presidente De Marzio e a Direc e anche all'onorevole Ciccanti per questa possibilità, per questa opportunità di riflettere insieme su questi temi così importanti. Ma io vado subito al punto. Il punto è, vorrei esporre un imbarazzo nel titolo, no? nel titolo, ma faccio in una maniera un po' provocatoria, cioè dialogo interreligioso e sicurezza. Immediatamente mi crea qualche imbarazzo, dicevo, perché mi fa pensare come se il dialogo interreligioso fosse uno strumento che debba portarci alla sicurezza, o meglio uno strumento di controllo, e quindi sarei molto preoccupato se fosse questo, ma so che non è questo, certamente. Però devo dire che negli ultimi tempi il dialogo interreligioso entra nella sfera politica e quindi qualche preoccupazione me la dà, perché io affronto le tematiche del dialogo interreligioso dal punto di vista teologico, dal punto di vista degli studi interreligiosi, e secondo anche la prospettiva ovviamente cristiana, e per cui secondo la prospettiva religiosa. Quindi per me il dialogo interreligioso è prima di tutto un dialogo religioso, come cioè incontro tra persone religiose o anche non religiose, che però vogliono mettere insieme quanto di più profondo c'è nella loro vita, quanto di più profondo sorge dalle domande interiori. Per cui per me il dialogo interreligioso è un impegno religioso nel vivere la vita in una determinata maniera, nell'incontrare l'altro. Allora che relazione ci può essere con la sicurezza, mi sono posto il problema, no? E certamente non vorrei vedere il dialogo interreligioso come uno strumento di controllo, quindi pensare che il dialogo sia una sorta di religione civile governata dagli stati, che mette insieme un po' le religioni d'accordo, che punta a sostenere un'attività che porti, diciamo, ad una sorta di pace sociale. Oddio, non c'è niente di male in tutto questo, no? Cioè, dice, va bene, ma noi auspichiamo che gli stati diano anche questa possibilità. Benissimo. Però il dialogo interreligioso non nasce così. Il dialogo nasce da un cammino di incontro, da un cammino, direi, di conversione profonda nel nostro modo di vedere l'altro, di guardare l'altro, il religiosamente altro, quindi un avvicinamento all'altro dal punto di vista delle sue idee, dal punto di vista delle radici della propria fede, della fede dell'altro, cioè da un prendere sul serio l'altro e da riporlo, diciamo, un po' nella sua vita, preservarlo, portarlo nella propria vita, e quindi ad un incontro non solo fisico, ma anche più profondo con la verità dell'altro. Quindi per questo dicevo un po' di disagio,
questo, ma mi trovo a disagio sempre in questa, ma lo faccio anche un po' come provocazione, ovviamente, no? Alla politica. Quindi questo è un punto sul quale dobbiamo riflettere. Cioè, il dialogo interreligioso non può essere vissuto e pensato come uno strumento quasi civile di controllo delle altre realtà religiose. E allora dov'è forse la chiave, no? Cioè, le conseguenze del dialogo interreligioso, cioè di una vita, di un'opportunità di vita in dialogo tra le varie comunità, porta certamente a quella che potremmo chiamare una coesione sociale, porta a delle conseguenze nella vita civile, nella vita sociale, nelle relazioni. Ecco un po', veniva citato prima il documento di Abu Dhabi sulla fratellanza umana, e in un certo senso, ecco, lì si intravede questa prospettiva. Ma è una prospettiva che nasce dal di dentro. C'era prima una critica alle religioni, che io in parte posso condividere quando vediamo la degenerazione delle religioni, ma c'è anche una componente importante quando le religioni, per usare l'espressione di Hans Küng, quando le religioni vanno al cuore della loro esistenza, del motivo per cui sono nate, quindi a quella che viene chiamata essenza delle religioni, che le porta su una dimensione diversa. Quindi, ecco, superare questa tentazione, direi, allora la vedo come la tentazione di leggere dialogo o un'ambiguità, una certa ambiguità che corre il rischio di avere questa espressione dialogo interreligioso e sicurezza. Quindi vorrei sgomberare un po' il campo da questa ambiguità. Il dialogo poi è una parola inflazionata e abusata, quindi dobbiamo ritornare al suo significato più profondo, perché il dialogo è impegnativo. Il dialogo è impegnativo, già la filosofia greca ci faceva vedere come il dialogo fosse impegnativo, ma per noi cristiani il dialogo è ancora più impegnativo, perché noi facciamo riferimento a un logos che non è un'idea, ma è una persona. Cristo, per noi incarnato, è una persona che Dio che si fa carne, viene in mezzo a noi e che chiama tutti noi, chiama ciascuno di noi ad incontrare, chiama ciascuno di noi a cambiare la propria vita in una prospettiva, nella prospettiva della logica dell'amore. Quindi il dialogo è un incontro profondo. E il modello di questo incontro profondo con l'altro non è fuori, ma è dentro, e precisamente è in Dio stesso. Quindi il dialogo nasce da questa prospettiva, da questo cambiamento interiore, che noi poi offriamo reciprocamente a ciascuno nell'incontro con l'altro. Quindi nel dialogo ci offriamo, è un luogo teologico di offerta reciproca. Quindi questo è un punto molto importante, e con tutta una serie di conseguenze. Quello di cui secondo me gli stati dovrebbero occuparsi di più, quindi il dialogo non lo possono governare gli stati. Il dialogo è vissuto dalle comunità di fede, è vita. Quello di cui si dovrebbero occupare di più gli stati, che secondo me non fanno la sufficienza a livello internazionale, se vediamo per esempio i rapporti del Pew Institute americano, che monitora annualmente le questioni delle violazioni delle religiose, per violazioni il Pew Institute americano non intende solo quelle macroscopiche, quelle che si determinano con vere e proprie persecuzioni, con delle leggi, eccetera, ma anche una, come dire, una violazione della libertà percepita anche nella vita quotidiana, nelle relazioni quotidiane, non nascoste, persino nei nostri paesi europei che fanno riferimento ai diritti umani. C'è una sistematica violazione della libertà religiosa, è uno dei diritti più calpestati al mondo, la libertà religiosa. E quindi il dialogo, in un certo senso, è possibile, ed è qui il vero problema. Il dialogo è possibile solo se c'è una vera libertà religiosa, solo se si garantisce, non è l'inverso. Non è che il dialogo favorisce la libertà religiosa. Per creare un vero e proprio dialogo, penso ad alcuni paesi in cui
con i quali io sono in contatto, dove vorremmo vivere di più il dialogo e non possiamo viverlo perché ci sono delle leggi che non ci permettono di essere in dialogo. E quindi gli stati dovrebbero spingere di più verso le questioni che riguardano la libertà religiosa, perché è possibile vivere dialogo tra le comunità di fede se c'è questa possibilità di vivere liberamente la propria appartenenza religiosa, evitando tutte quelle distorsioni, no, di cui prima si parlava, ben presentate, direi, che ho ascoltato con molto interesse. La Chiesa Cattolica ha, come sapete, con il Concilio Vaticano II, ha infatti promulgato due documenti importanti. Uno, sapete tutti, Nostra Aetate, la dichiarazione della Chiesa, no, delle relazioni della Chiesa nei confronti delle persone delle altre tradizioni religiose non cristiane. E l'altro è Dignitatis Humanae, sulla libertà religiosa. Pensiamo spesso che questi documenti sono un po' separati. In realtà, ecco, proprio per quello che dicevo poc'anzi, vanno letti insieme. Cioè, nella misura in cui non comprendiamo la ricchezza e il valore dell'altro, ecco che la libertà religiosa diventa, come dire, un elemento così importante, così determinante per il nostro cammino. Non c'è da aver paura, non c'è da aver timore, né nel dialogo interreligioso, perché possiamo perdere la nostra identità, né la libertà religiosa, che non dà l'opportunità di perdere i propri spazi, i propri ambiti di identità. Ecco, quindi quell'insegnamento che viene dal Concilio, un insegnamento molto profondo, che mette insieme questi due approcci, ma che hanno una radice unica, una radice fondamentale, il nostro modo di guardare l'altro. E quando dico altro, non solo esteriormente, nelle sue espressioni culturali, ma anche in quelle sue espressioni più profonde che riguardano il cuore di ciascun uomo, di ciascuna donna, di tutta l'umanità. Mi fermo. Grazie Vincenzo Giovanni anche per aver espresso questa ambiguità del titolo e aver anche chiarito poi che in realtà c'è una connessione, ma per le conseguenze del dialogo interreligioso, chiaramente, quindi... L'ho fatto come provocazione. Sì, no, ma ha fatto molto bene, grazie, uno spunto interessante di riflessione.